Mister, un pareggio pirotecnico, direi all'Arezzo è rimasto molto amaro in bocca, non so lei come l'ha vista dalla panchina, insomma alla fine è un pareggio che ci sta, è il risultato giusto? Ma io non so mai se il risultato è giusto o meno, so che ultimamente stiamo facendo anche tanti gol e ne prendiamo però anche tanti, anche oggi 3. Diciamo che il primo tempo l'Arezzo l'ha interpretato molto meglio di noi, che siamo andati col TT che ti tocca un po' lenti, un po' ci piacciamo un po' troppo, insomma, no? E l'Arezzo ha fatto bene quel che doveva fare con grandi ripartenze, insomma, no? E ci ha castigato, ci ha messo sotto i 2-0, ha messo la partita in grande salita. Dopo però questa è una squadra che non molla mai e è riuscita comunque a recuperarla. Ma anche sul 3-1 c'era comunque fiducia, perché poi il pallino era passato in mano nostra e certo si poteva prendere qualche altro gol in contropiede, ma insomma questo ci può stare. Io non lo so dire se le partite poi finiscono come devono finire le partite, insomma è un 3-3 pirotecnico, due belle squadre, due buone squadre in buona salute. Io sono un dilettante allo sbaraglio, mi piacerebbe venire a giocare ad Arezzo e essere noi a fare le ripartenze e non a subirle, insomma, ecco tutto qua, questo è quello che penso io, insomma, no? Beh, lei è un po' troppo modesto, mister, a definirsi modesto, così. Sono reale, non sono modesto, sono reale. Noi vi piace parlare anche di tattica, non so se il cambio modulo poi alla fine è stato decisivo per cambiare anche la partita. Il cambio modulo prima di tutto l'ha fatto Sottili, che da un 3-4-1-2 o 2-1 ha fatto un 3-5-1-1. Dopodiché noi, insomma, abbiamo tribulato oggi nel primo tempo, abbiamo tribulato proprio tanto, anche perché continuavamo a insistere di voler fare le palle centrali dove loro erano molto ben messi, insomma, no? E allora ci ha messo in 4-4-2 per far sì di poter allargare il gioco. Qualche volta va bene, qualche volta non va bene, insomma, no, stavolta è andata bene, insomma. A dove vuole arrivare questa Gian Erminio, mister? Perché in trasferta non perdete da ottobre, insomma, avete battuto tutte le grandi, pareggiato qua. Pregato oggi, perché noi pensavamo di venire a vincere, invece ad Arezzo non si vince. Noi 2 anni fa abbiamo perso 2-1. Alla fine. Abbiamo perso, c'era Enzino Capuano che andava sotto la curva, era uno spettacolo, insomma. In bocca al lupo. Quest'anno adesso la squadra sta andando bene, c'ha la sua credibilità, anche oggi il pareggio di oggi non porta granché come punteggio, però dà comunque qualche sicurezza ancora in più, qualche un pochino di autostima ancora in più. È una squadra che non muore, insomma, che sta in campo anche bene, insomma, ecco, per cui abbiamo fiducia, insomma, non lo so dove possiamo arrivare. Oggi era una bella prova, non solo oggi, anche quella con la Piacenza, anche quella di Alessandro, sono belle prove, insomma, no? Per vedere se la squadra poi cresce a tal punto da potersela giocare con questi squadroni qua, Arezzo compreso, insomma.